Ciao amici del bosco, marzo è un mese bellissimo, è il mese dei fiori, tutti gli alberi si risvegliano e ci regalano delle fioriture meravigliose, non sono solo gli alberi a risvegliarsi, ma un po' tutta la natura. Fioriscono tutti insieme, ci mostrano la loro bellezza un po' per volta. Adesso sono sotto questi fiori bianchi bellissimi del Mirabolano e non sono solo gli alberi a risvegliarsi, ma ci sono anche tutti gli altri viventi della natura. E poco fa in questo albero, su questi rami, c'erano due uccellini che cinguettavano e che si cantavano canzoni d'amore. Iscriviti al canale. Fiorire, anzi lui addirittura inizia d'inverno la sua fioritura, è il nocciolo. Il nocciolo è un arbusto, quindi ha un portamento diverso, lasciatelo andare libero, crea veramente un bel cespuglio. Ha una caratteristica che è quella di avere fiori maschili e femminili molto diversi tra loro. I fiori maschili sono questi qua, si chiamano amenti e conservano il polline. Sono i primi che si sviluppano e poi si aprono e distribuiscono il loro polline grazie all'aiuto del vento. Dove va a finire il polline? Sui fiori femminili, che sono invece piccolissimi, poco appariscenti rispetto a come sono le fioriture degli alberi in genere, però sono molto particolari. Sono questi qua, hanno questi ciuffettini rossi. Un'altra pianta che fiorisce molto presto è quella là, è il mandorlo, guardate è bellissimo, vi faccio vedere anche il piccolino, quello è grande, ha dei fiori bellissimi, sono un po' rosati, un rosa pallido, poi cambia un po' dalle cultivar, e la fioritura è veramente meraviglioso. Anche il pesco è già a buon punto, questo ancora non ha aperto i fiori, ma già le gemme si intravede in rosa dei fiori di pesco, ne ho anche altri che hanno già tirato fuori i loro fiori. È primavera, gli alberi sono tutti fioriti, ma ancora fa un bel po' freddo, non mi sono vestita abbastanza. Tra l'altro questo è il pericolo di avere delle fioriture così presto, ancora prima che inizi la primavera. C'è il rischio che arrivino le gelate, quindi le fioriture o addirittura i frutticini già formati potrebbero essere distrutti dall'arrivo dei geli primaverili. I mieli invece sono tra gli ultimi a fiorire, però le gemme anche qua, insomma, già mostrano la loro idea di fiore, si intravedono già i colori dei petali. Questo è il melo che mi ha aiutato a potare Pietro Isola, anzi l'ha potato lui, diciamo così, diciamo la verità, sta bene e sono proprio curiosa di vedere se mi farà delle belle mele nei rami che abbiamo preparato. Allora vieni, qui c'è il mandorlo piccolo, anche questo è fiorito, sui fiori sono meno rosati, però anche in questo caso c'è un accenno di rosa, è molto bello, devo dire che è veramente bellissimo. E qua c'è un altro mirabolano, il mirabolano o amolo, è un albero veramente rusticissimo, selvatico, spontaneo, si moltiplica facilmente da solo e fa questi frutticini che sono piccoli circa come una ciliegia, hanno il sapore più simile a quello delle susine, a me piacciono tantissimo e ci si fanno anche le marmellate ed ha questa meravigliosa fioritura, comunque una pianta bella resistente al freddo, quindi spero che non abbia problemi, dovessero arrivare altre gelate. E vediamo anche l'albicocco, invece l'albicocco è quello più delicato. Ecco l'albicocco, che lui ha dei fiori bellissimi, spero insomma che
che cresca, che sia bene, una pianta che dura pochi anni, ha una carriera breve, a volte fa delle fruttificazioni enormi, bellissime, però poi dopo pochi anni si ammala e smette di produrre. Questa è veramente una pianta delicata di fronte al freddo, cioè una pianta bella resistente, ma quando ha già i suoi fiori, magari i frutticini, arriva una gelata, si potrebbe veramente rischiare di perdere una parte del raccolto. Una cosa fondamentale quando gli alberi fioriscono è che ci siano in giro anche gli insetti impollinatori. Per questo tipo di alberi sono gli insetti quelli che si occupano di fare l'impollinazione tra i diversi fiori. Quindi se fa troppo freddo, cioè la pianta ha fiorito perché ha visto delle bellissime giornate calde di sole e adesso fa freddo, non abbiamo in giro insetti, avrò una ridotta impollinazione. Qua ci sono già le foglioline verdi, questo è il biricoccolo, questi bei fiorellini bianchi, anche lui si è sbrigato presto a fiorire, dai, fammi dei bei frutticini. E c'è anche qualcuno che invece a fiorire non ci pensa per niente ancora, sono i miei susini, le mie moscine di Montepulciano, le susine meravigliose del bosco di Ogigia, ho tantissime piante e ancora non si sono mosse. Questo albero mi ha preso un po' in contropiede, il mio susino Sciro dovrebbe fiorire alla fine di marzo, invece ha già cominciato a tirare fuori i suoi fiori. Ne ha tantissimi anche lui, è una pianta che è cresciuta in pochissimo tempo, l'ho messa a terra con la radice nuda ed è partita subito, fa già dei grandissimi raccolti, l'unica cosa che ormai è già andata troppo in alto, non ho fatto in tempo a potarla e sarà difficile arrivare al raccolto, ci penseranno gli uccelli al posto mio. Proprio bella. I fiori crescono praticamente su tutto il legno della pianta. Questo è il pero coscia. Qui si presentano in modo completamente diverso le fioriture. Anche le fave sono pronte a fiorire. Ci sono già dei bei grappoli di fiori, in qualche caso già aperti. Ecco i fiori. Dei fiori bellissimi li fanno le piante di lupino, si possono proprio utilizzare come piante ornamentali perché veramente hanno delle fioriture bellissime, qui siamo solo all'inizio, ma formano dei veri e propri grappoli di fiori che mano a mano si aprono e quindi abbiamo questa punta fiorita. Guarda quanto è bello il colore rosa del pesco, fiori rosa, fiori di pesco. E siccome gli alberi mi sembrano pochi, questo è anche il momento di mettere qualche altro albero a dimora. Questo è un bel melo, è una Golden Delicious, non ne avevo di questo tipo, quindi voglio sperimentare se si adatta al clima e al terreno. È un albero a radice nuda, è una cosa che consiglio, quella di utilizzare le piante a radice nuda, in genere attecchiscono più rapidamente, solo che appunto non sempre si riescono a reperire e poi bisogna, una volta acquistati, poterli mettere subito a terra. E quindi io vado subito a trovare una nuova casa per il mio melo. Lo vado a mettere in mezzo all'orto, anche perché con il cambiamento climatico l'idea di avere delle piante da frutto che formino delle zone di copertura non troppo fitta però di protezione sull'orto è una scelta da sperimentare proprio in vista di estati sempre più calde. Dopo aver ispezionato tutto il bosco di Ogigia per trovare il posto ideale, ho scelto questo. Il fatto di mettere l'albero non significa che io smetterò di fare l'orto qua sotto, anzi cercherò di dare poi, crescendo la chioma dell'albero, un andamento diciamo rotondo, alto, che sarà una specie di ombrello sopra il mio orto. Potrò comunque coltivare nei periodi in cui fa troppo caldo, il mio melo farà da protezione. Allora, vedi, la terra è abbastanza friabile. Quante radici. Appoggio qua. Torniamo a casa, adesso. Tolgo un po' di radici di menta.
Però vi volevo dire anche un'altra cosa importante, vi siete iscritti al canale? Vi ricordo anche il canale Instagram e anche quello Telegram, quindi seguiteci ovunque per stare aggiornati sulle vicende delle piante e degli animali del Bosco di Ogigia. Iscrivetevi a tutti i canali. Quello che stiamo facendo adesso è di, si dice, allentare la terra, no? Smuovere la terra anche in profondità, in modo che le radici trovino spazio facile da percorrere. Sto recuperando un po' di terriccio frutto del lavoro della compostiera, lo vado a integrare nella terra dove vado a mettere il melo. La terra è già bella, ma vado a mettere anche un po' di compost autoprodotto con le mie compostiere, lo integro con la terra così ci sarà un po' più di nutrimento. Secondo me ci siamo, adesso dobbiamo metterla dritta. Allora adesso comincio a mettere la terra, che in modo che aderisca bene alle radici, bella friabile, quindi non ho problemi che rimangano degli spazi, però la faccio aderire. Mano a mano, stando attenta ad averla messa dritta la pianta. Ci siamo, eh? Sono molto soddisfatta, adesso mi aspetto grandi raccolte di mele. I mele sono importanti perché la mela è un frutto che mangiamo veramente con gran piacere per quasi tutti i mesi dell'anno ed è sempre più difficile trovare frutti che non siano stati trattati mille volte con i pesticidi, quindi andiamo a mangiare qualcosa che ci fa male a noi e all'ambiente. Coltiviamo mele senza veleni. Stiamo preparando il sostegno per l'albero per accompagnarlo nei suoi primi anni di vita. Mettiamo due pali, uno dal lato, uno dall'altro, e poi qualcosa che unisce i due paletti e che sostiene l'albero. Nella terra vado ad integrare anche un po' di rametti, questo è il BRF, sono i rametti freschi delle potature, li vado a integrare perché mi dovrebbero favorire poi la colonizzazione dei funghi e la creazione di nuovo humus, quindi vado a creare, diciamo, la possibilità di creazione di nuovo humus sotto la pianta, che si potrà così nutrire. Deve continuare a respirare, quindi lo lascio abbastanza in superficie, ma comunque integrato nel suolo. Per non lasciarlo da solo, il mio melo ci vado a mettere questa cipolla, che mi ero dimenticata in casa, guardate quello che ha fatto. Se adesso la cipolla riesce a crescere, farà una bella fioritura e si terranno compagnia. E magari l'aiuta anche come antiparassitario. Ecco, anche un pochino di pacciamatura, poca. Questa deriva dalla potatura degli olivi. In questo periodo è abbondante. E quindi ne metto un po', senza esagerare, un po' di pacciamatura. Allora ci siamo, eh? Leghiamo i paletti per sostenere l'albero e abbiamo finito. Grazie di aver visto il video di marzo, ci vediamo presto. Vi ricordo il nostro gruppo Telegram che sta crescendo tantissimo, c'è un grandissimo scambio di messaggi e di consigli, iscrivetevi anche là. Alla prossima, ciao! Iscriviti al canale.